Siamo a Bari per il 17° congresso nazionale del GOIM, il gruppo oncologico dell'Italia meridionale, un convegno sempre molto frequentato, molto appassionato, e abbiamo il piacere di parlare col suo fondatore, con chi ha fondato oltre 30 anni fa appunto questa società scientifica, col dottor Giuseppe Colucci, che ne è l'attuale presidente onorario, per fare un po' il punto sui 30 anni di ricerca nella terapia del cancro colon rettale. 30 anni in cui appunto l'evoluzione della terapia di questa patologia particolarmente grave è stata molto significativa, e il GOIM ha dato un contributo altrettanto importante. Allora, dottor Colucci, lei nella sua relazione si è soffermato su tre tappe in particolare. Cominciamo nel 95. Cosa è successo? Nell'estate del 95 c'è stata una piccola grande rivoluzione copernicana nel trattamento del carcinoma colorettale avanzato, perché sono entrate nell'uso clinico due importantissimi farmaci, l'oxaliplatino e l'irinotecan. E proprio in quell'estate sia Emeride Gramont da una parte che Douillard dall'altro hanno presentato i dati di questa nuova combinazione, che per la prima volta davano al medico la possibilità di avere una risposta obiettiva maggiore quasi nel 60% dei casi, con delle sopravvivenze che fino allora era sugli 11-12 mesi, ma che per la prima volta superammo i 16-17 mesi. È chiaro che all'epoca noi già venivamo da 10 anni di esperienza nel trattamento con protocolli con i farmaci dell'epoca, metotrexato e 5-fluoracile, ma già a metà, alla fine degli anni 90, il GOIM fece il suo studio di confronto tra il 5-fluoracile, secondo la scheda di Gramont, versus il Folfiri, secondo la scheda di Douillard. E anche nella nostra esperienza, la scheda di combinazione ebbe oltre il 44% di risposte obiettive contro l'11% del fluoro, quindi in maniera, come suol dire, statisticamente molto significativa. E per noi diventò un po' il punto di riferimento. Dottor Colucci, saltiamo al 2004 adesso, facciamo un salto di una decina d'anni. Cosa è successo nel 2004? Nel 2004 venne fuori il primo lavoro di Hurwitz, che sottolineava come con l'impiego dei farmaci cosiddetti biologici, i cosiddetti farmaci intelligenti, nel caso specifico era il bevacizumab anti-angiogenetico, noi abbiamo ottenuto un miglioramento di 10 punti nel tasso delle risposte obiettive e una sopravvivenza che è arrivato ai 2 anni, che era l'obiettivo primario che l'oncologia medica italiana si era posta già dal 95. Qualche anno dopo c'è stato l'intervento di Van Cutsem, che presentò i dati ottenuti con un altro anticorpo monoclonale anti-EGFR, il cetuximab e poi il panitumumab, con il quale si confermava la grande attività ed efficacia di questa combinazione tra chemioterapia e farmaco biologico. E proprio nel 2009 prende l'avvio uno studio molto importante che ha visto già i suoi primi dati pubblicati quest'anno sul prestigioso Annals of Oncology, che vorrei che ci raccontasse. Sì, fu nel 2009 che il GOIM ha iniziato questo studio randomizzato di fase 3 con due obiettivi. Avevamo la necessità di avere due risposte. Primo, se in seconda linea nei pazienti già trattati con lo schema CRISTAL poteva essere utile ancora l'aggiunta del cetuximab alla chemioterapia, e seconda cosa, sperimentavamo per la prima volta la next sequencing sequencing su 22 geni. Abbiamo analizzato sul nostro campione 22 geni e le mutazioni tra tutti questi geni le stiamo adesso valutando correlandole all'attività clinica della combinazione. Abbiamo già presentato i dati dei primi 340 pazienti su Annals l'anno scorso e un mese fa abbiamo fatto il secondo lavoro proprio fermandoci sull'importanza delle mutazioni multiple che ci abbiamo visto nei nostri pazienti. Ed è un dato relativamente nuovo e molto interessante.